Bene, allora benvenuti. Benvenuti a tutti. Questa sera vedremo assieme a Alessandra Boccone e Tania Maio, vedremo Quick Statements per caricare i dati tabellari e il Wikidata Edit Framework, che è un altro strumento molto utile per caricare dati di tipo bibliografico. Tutti e due sono strumenti di largo uso su Wikidata, quindi l'incontro sarà sicuramente molto interessante e passo direttamente la parola a loro. Ok, ecco, ho attivato il mio audio. Allora inizio io, vediamo insieme qualcosa su Quick Statement. Dunque condivido lo schermo e prendo, mi iconizzo un po' qui e prendo la mia presentazione. Ok. Allora, appunto, vedremo insieme Quick Statement e per farlo mi appoggio a questa presentazione, a queste slide, che sono le slide presentate da Hilary Thorsen durante un Wikidata Affinity Group del loro gruppo LD4. Nel gennaio dello scorso anno. Queste slide ovviamente erano in inglese, le ho tradotte per noi, per il nostro uso, ho aggiunto qualcosina in modo poi da loro le hanno pubblicate, il gruppo LD4 le ha pubblicate ovviamente in inglese nelle loro pagine, in modo da poterle avere anche noi come riferimento, poi magari possiamo pubblicarle nella nostra pagina, citando ovviamente le fonti. Dunque, cosa dire di Quick Statement prima di iniziare? Una prima considerazione. Allora, sappiamo tutti, l'abbiamo visto anche nei nostri incontri precedenti, quando con Alessandra abbiamo creato e abbiamo modificato item relativi alle risorse bibliografiche, che è davvero molto semplice, sia creare un item in Wikidata e sia modificare degli item già presenti. Ecco qua, volevo mettermi il cronometro e sia modificare degli item già presenti, una cosa molto semplice e anche abbastanza intuitiva. Quindi non c'è bisogno di certo di un tool, di uno strumento esterno per farlo, però tutti potremmo aver bisogno caricare, di effettuare delle modifiche massive, quindi di caricare dei dati trasformandoli in item di Wikidata oppure andando a modificare degli item che abbiamo creato oppure degli item già presenti in Wikidata, a cui dobbiamo magari solo aggiungere una proprietà ed un valore, oppure ai quali dobbiamo magari solo togliere, eliminare una proprietà e un valore, dunque togliere o aggiungere una proprietà. E in questo caso uno strumento come Quick Statement fa al caso nostro. Un'altra piccola considerazione è il fatto che se abbiamo appena creato il nostro account in Wikidata, oppure se abbiamo fatto poche modifiche, potremo non essere abilitati ad utilizzare Quick Statement. Infatti, Quick Statement, così come altri tool di Wikimedia, è possibile utilizzarli solo se si è un utente convalidato. Cosa significa utente convalidato o utente autoconvalidato? Qui vi ho messo il link alla pagina di Wikidata che lo spiega. Significa che nella maggior parte dei casi dobbiamo aver attivato il nostro account da almeno 4 giorni e aver compiuto un tot di modifiche, almeno 50. Altra cosa da chiarire è che Quick Statement è un'applicazione web, quindi non abbiamo bisogno di installare nessun programma per poterla utilizzare, ma abbiamo bisogno solo di un browser, di una connessione internet e di un computer, dunque nulla da installare. Che cos'è Quick Statement? Appunto è un tool, dunque uno strumento per lavorare in Wikidata usando dei comandi di testo. Vedremo dopo quali sono questi comandi di testo.
lo usiamo per creare e modificare item in maniera massiva. Quindi abbiamo, quando abbiamo appunto decine, centinaia di item da modificare nello stesso batch, nello stesso momento, nello stesso caricamento. Quick Statement è un tool creato da un utente molto famoso e molto prolifico e bravo nella creazione di tool, che è Magnus Musk, che ha creato anche altri tool per i progetti Wiki e ha vinto il premio per il tool più cool nel 2019 nella categoria Editor. Cosa possiamo fare con Quick Statement? Appunto, l'abbiamo visto, possiamo creare nuovi item da zero. Possiamo anche unire degli item, unire degli elementi, quindi effettuare il merge. Possiamo sia aggiungere e sia rimuovere dichiarazioni, dunque tutta quella parte di proprietà e valori che sono la parte, il corpo centrale di un item di Wikidata, però possiamo andare ad operare anche nella prima parte di un item di Wikidata. Vi ricordate? È quella in cui abbiamo le etichette, le descrizioni e gli alias. Possiamo aggiungere e eliminare anche etichette, descrizioni e alias. E inoltre ad ogni dichiarazione possiamo aggiungere anche le fonti e i qualificatori, e vedremo dopo in che modo. Come funziona Quick Statement? Funziona andando a copiare nella finestra di import i nostri comandi in forma testuale. Sposto un attimo questo per vedere dove era il mio Quick Statement, lo vado a riaprire. Così vediamo almeno in una prima fase qual è l'interfaccia, appunto, è questa. Nel momento in cui clicchiamo su nuovo batch, vedete, abbiamo questa finestra in cui noi possiamo andare a scrivere i nostri comandi di testo, oppure, come vedremo, anche a copiare ed incollarli da un foglio di calcolo, per esempio. Ma perché è importante sapere come funziona Quick Statement? Secondo me è importante conoscerlo anche e soprattutto perché si basano su Quick Statement anche degli altri tool e degli altri programmi importanti, molto utili, che facilitano il nostro lavoro su Wikidata. Per esempio OpenRefine. Lavorando su OpenRefine, il software di riconciliazione di dati, è possibile, dopo aver lavorato e riconciliato i nostri dati che abbiamo in una tabella, esportare questi dati anche in un formato Quick Statement e poi da Quick Statement importarli in Wikidata. Ancora di più importante conoscerlo perché proprio su Quick Statement si basa Zotcat, il tool che lavora con Zotero, e a questo abbiamo dedicato già l'anno scorso un webinar, una lezione, diciamo, ed una working hour a cura di Camillo e di Alessandra Mo, di Carlo e di Alessandra Moi, e anche nelle prossime settimane questo appuntamento si ripeterà. Zotcat è un tool particolarmente utile per noi perché ci permette importare da Zotero, anzi di trasformare, diciamo, quelle citazioni bibliografiche che abbiamo raccolte in Zotero in item in Wikidata utilizzando proprio Quick Statement. Di Quick Statement esistono varie versioni e lo sottolineo perché può capitare, come è capitato a me, andando a recuperare dei tutorial, per esempio in YouTube, su come si utilizza Quick Statement, può capitare di vedere nel video che chi sta tenendo il tutorial utilizza un'altra versione di Quick Statement che noi non riconosciamo. Questo succede perché in realtà di Quick Statement sono uscite due versioni, di cui la versione 1 è quella non più supportata. Della versione 2 ci sono due interfacce, una è questa e l'altra è quella attualmente in uso, è quella che abbiamo visto prima. Dunque questa è la no nuova interfaccia, quella che andremo a utilizzare. Vogliamo vedere brevemente cosa c'è in questa home di Quick Statement. Appunto, questo pulsante ci riporta alla home. Qui possiamo scegliere la nostra lingua. Questo simbolo del mondo ci riporta ad un altro tool che ci permette di vedere le traduzioni di alcune parti del tool, appunto, di Quick Statement. Clicchiamo qui se vogliamo effettuare un nuovo batch
E qui invece, se vogliamo vedere gli ultimi batch fatti da tutti gli altri utenti, quindi tutti gli utenti che hanno avviato dei batch nell'ultimo periodo. Mi sembra di capire che questi ultimi batch sono quei batch effettuati nella modalità background che vedremo dopo. Cliccando qui, vedete che ogni batch ha anche un suo numero identificativo, quindi ogni batch ha un numero identificativo che ci permette poi anche di andarlo a recuperare. Cliccando qui andiamo sulla chat, che altro non è che la pagina di discussione di Magnus Mask relativa a Quick Statement. Qui ci riporta il codice di Quick Statement in GitHub, e questa è la pagina di aiuto utilissima, che è questa praticamente. È la pagina di aiuto di Quick Statement che abbiamo in Wikidata. E cosa dobbiamo fare prima di iniziare a lavorare in Quick Statement? Torno qui nella home. Sicuramente essere sicuri che in questa parte sia comparso il nostro nome. Se non è comparso il nostro nome, clicchiamo sul pulsante di login. E questa è un'azione necessaria da fare, altrimenti non possiamo effettuare modifiche con Quick Statement. Ed è abbastanza ovvio anche il perché, perché questo tool è un tool che ci permette di effettuare delle modifiche massive, dunque di andare a lavorare, appunto, incidere in maniera massiva su Wikidata, sui dati di Wikidata. È dunque necessario che noi siamo loggati e dunque che tutte le nostre modifiche siano a nostro nome. Quindi loggandoci ci compare appunto proprio una finestra che ci chiede di autorizzare Quick Statement ad effettuare delle modifiche in Wikidata a nostro nome. Andiamo avanti e parliamo di sintassi. Dunque, che cosa dobbiamo andare a inserire in questa finestra di testo che abbiamo visto? Dobbiamo andare a inserire dei comandi che noi possiamo scegliere se inserire nella sintassi command syntax, quella sintassi diciamo tradizionale di Quick Statement, che è quella che è stata sempre usata sin dalla prima versione del tool e che è quella che per noi sicuramente è più familiare, oppure anche la sintassi CSV. Quindi possiamo scegliere di lavorare i nostri dati in un foglio di calcolo, in un foglio Google, in un Excel, e trasformare poi questi dati, questo foglio, questo file, in un file CSV e poi trasportarlo in Quick Statement. La sintassi sarà diversa, come vedremo, ma è possibile sicuramente conoscerne anche solo una e familiarizzare anche solo con una di queste sintassi. Allora, andiamo a vedere appunto quali sono le operazioni da fare nel momento in cui vogliamo aggiungere delle dichiarazioni in Quick Statement utilizzando la sintassi, diciamo, tradizionale. Andiamo a lavorare, come abbiamo detto, in questa parte del tool, facendo cosa? Andiamo a copiare e incollare nell'area di testo una riga per ogni dichiarazione. Le parti di una dichiarazione sono separate da un tab oppure anche da una barra. Le parti di una dichiarazione sono ovviamente essenzialmente queste: il QID che vogliamo andare a modificare, la proprietà che vogliamo aggiungere e il valore che vogliamo dare a questa proprietà. Quindi avremo su ogni riga una dichiarazione e su ogni una dichiarazione per ogni riga e ogni comando su una nuova riga. I valori che diamo ad una dichiarazione, come sappiamo, possono essere sempre un'altra entità, quindi un altro Q, oppure una stringa, oppure una data, un luogo o una quantità. Ci è molto utile in questo caso, per sapere qual è la sintassi, la pagina di aiuto di Quick Statement, e così comprendiamo anche bene tutto quello che sto dicendo, appunto. Questa è la sintassi molto semplice utilizzata in Quick Statement. Pensiamo appunto di voler aggiungere semplicemente una dichiarazione ad un elemento già presente in Wikidata. Inseriremo dunque nella nostra finestra di testo il QID che vogliamo modificare, diamo un tab.
alla proprietà che vogliamo aggiungere, altro tab, e poi il valore che vogliamo dare a questa proprietà. Quello che avremo è appunto una cosa del genere. Alla pagina delle prove di Wikidata voglio aggiungere l'istanza di universo, per esempio. Abbiamo detto però che è possibile aggiungere anche, anzi abbiamo detto che il valore delle nostre proprietà sono non solo altri QID, ma possono essere anche dei valori letterali. In questo caso i valori letterali li aggiungiamo tra double quote, tra le virgolette. In questo caso addirittura è stata aggiunta una categoria di commons come valore di questa proprietà, perché la proprietà è appunto la proprietà categoria di commons, ma noi possiamo aggiungere anche un semplice valore letterale. Per esempio, vedete in questo caso, e questo è un caso che ci capiterà sicuramente spesso quando andiamo a lavorare sulle risorse bibliografiche, nel momento in cui dobbiamo aggiungere il titolo di una monografia, per esempio. In questo caso, al nostro item di Wikidata, che è questo, vogliamo aggiungere la proprietà titolo, e il titolo è questo, in lingua polacca. In questo caso, però, dobbiamo ricordarci non solo di aggiungere il nostro titolo tra virgolette, perché una stringa è un valore letterale, ma anche di aggiungere il codice della lingua prima del titolo e facendolo seguire dai due punti. È possibile aggiungere anche delle date in Quick Statement in questo formato particolare. Quindi sempre item a cui vogliamo aggiungere la dichiarazione, proprietà che vogliamo aggiungere e in questo caso l'anno. Vedete, questo formato è particolare, è seguito da questo slash e da un numero, e il numero addirittura ci indica il grado di precisione che noi abbiamo nel tempo, quindi se è secolo, se è anno, se è mese, se è giorno. Nella maggior parte dei casi è necessario ricordarci solo il 9, perché il 9 dice a Quick Statement sto inserendo l'anno, semplicemente l'anno in cui è stato pubblicato il libro, oppure l'anno in cui è nata questa persona, non vado più nello specifico. Ancora è possibile aggiungere una coordinata geografica in questo formato, quindi chiocciola, latitudine, longitudine. Cosa è possibile più fare? Aggiungere delle dichiarazioni con dei qualificatori. In questo caso io aggiungo, inserisco il mio QID, la proprietà, il valore, e poi aggiungo un'altra proprietà che mi fungerà da qualificatore e ancora il valore. Posso aggiungere ancora, e questo è sempre consigliato farlo, una fonte alla mia dichiarazione. Come lo faccio? Semplicemente andando a sostituire alla P della proprietà la S di source, la S di fonte, la S di source, quindi di fonte praticamente. Caso, esempio pratico, a questo item voglio aggiungere la proprietà sesso genere, il sesso genere è maschio, ma vi aggiungo anche la fonte, così l'aggiungo con S143 che va a richiamare la proprietà P143 e con la mia fonte, quindi questa pagina su Commons, e poi posso aggiungere anche un qualificatore del consultato il con la data. Quindi posso capire aggiungere anche dichiarazioni abbastanza complesse con fonti e con qualificatori. Ma appunto, come dicevamo prima, Quick Statement lavora non solo nella parte centrale dell'item, quindi aggiungendo le dichiarazioni, ma anche nella prima parte dell'item, nel box delle etichette, perché è possibile aggiungere a degli item anche etichette, alias e descrizioni. Lo facciamo in questo modo, inserendo al posto della proprietà una L maiuscola, una A maiuscola oppure una B maiuscola, seguita dal codice della lingua. Nel nostro caso l'italiano sarà IT, e il valore, che sarà ovviamente una stringa, un valore letterale, sarà sempre compreso tra le virgolette. È possibile, come abbiamo detto, anche creare nuovi item con questo tipo di sintassi, oppure effettuare il merge di due item
con questo tipo di sintassi, oppure addirittura rimuovere statement, dunque rimuovere dichiarazioni. Per esempio, per rimuovere una proprietà, una dichiarazione, un item, faccio precedere il nostro item da un meno. Quindi pensate quanto può essere utile, e questo magari lo vedremo poi nella working hour, perché abbiamo proprio un caso specifico. Ho creato 800 item e poi mi sono resa conto che ho inserito una dichiarazione che non andava inserita per quel tipo di item. Come posso fare? Mi scarico i miei 800 QID con una query in Wikidata, li scarico in formato CSV, per esempio, e poi vado ad aggiungere, cioè, vi aggiungo ad ogni Q, faccio precedere ad ogni Q questo meno e poi inserisco la proprietà e il valore che devo eliminare. Avevo preparato per voi, sempre traducendole però dallo schema che aveva fatto Ilari Thorsen, anche questo tipo di file in cui possiamo vedere bene, in maniera, non lo so se più o meno semplice, però insomma si capisce, come poter, per esempio, con la sintassi tradizionale di quick statement, creare un nuovo elemento. Inserisco il create, quindi questo dice a quick statement che sto creando un nuovo elemento, e poi ogni comando sarà preceduto da last. E quindi vado ad indicare che l'etichetta in italiano è questa, qui dovrò aggiungere per esempio il titolo del mio libro, la descrizione è questa, l'alias in italiano è questo, e poi vado a creare il mio item con tutte le proprietà e i valori che voglio aggiungere. Dico per esempio che questo è posso aggiungere P31, che cos'è, istanza di opera, posso aggiungere l'autore, posso aggiungere una fonte, eccetera. Per esempio, avevo fatto un esempio, mi sembra qui, vedete, è una piccola cosa che ho. Un piccolo esempio: se voglio creare l'item dell'opera tutti i giorni della tua vita, probabilmente sbaglio a scrivere il titolo qui, sì. Vado a compilare il mio schema in questo modo. Inserisco quindi il titolo, la descrizione, opera di Ilia Levi, dico che è un'opera letteraria, inserisco il titolo, vedete, questo è il caso in cui vado a inserire una stringa letterale, il titolo, però voglio che, è necessario, anzi, quick statement mi richiede che sia indicata la lingua, e quindi inserisco il codice della lingua. Dico che P50 l'autore è Lia Levi e vi aggiungo anche una fonte dall'OPAC SBN. Dico che la classificazione decimale Dewey è questa e vi aggiungo la stessa fonte, eccetera. Nel momento in cui volessi aggiungere, quindi se vado a copiare e incollare questa cosa in Quick Statement, dovrebbe crearmi questo. Questo elemento. Adesso ho copiato i miei comandi, li importo e vedete che i quick statement me li trasforma in un linguaggio umano, che io posso andare a leggere e posso vedere se effettivamente ho inserito le proprietà giuste, con i giusti valori. E direi di sì, e vediamo se me la fa creare. Se non ci sono errori, lo crea, altrimenti mi dà un errore. Non ci sono errori, quindi il mio item è stato creato e questo posso vederlo. E ovviamente ho inserito appunto poche cose per fare una prova. E quindi vedete che avrei potuto ripetere, anzi, io potrei ripetere questo schema per tanti item e in un unico batch andarli a creare, anche perché nel momento in cui voglio creare gli item di tante opere, per esempio, le proprietà da aggiungere saranno sempre quelle, quindi i campi da compilare sempre gli stessi. La stessa cosa se voglio aggiungere una proprietà. Voglio aggiungere una proprietà a questo item.
però non mi ricordo che cosa ho. Vedete, facendo così, Quick Statement mi traduce in un linguaggio umano l'azione che sto facendo. Voglio aggiungere questa proprietà, forma di tipo di genere, insomma, romanzo. Avvio, se non ci sono errori, appunto lo fa. L'ho fatto per uno. Ovviamente il senso di Quick Statement è poterlo fare per 100 item insieme. Così posso aggiungere una descrizione, un alias in questo modo, posso aggiungere una dichiarazione con una fonte in questo modo, posso effettuare dei merge, posso anche rimuovere una dichiarazione. Così. Questo è uno dei casi appunto di cui vi parlavo. In questo caso c'è un errore probabilmente nella forma in cui ho inserito questo, perché forse non l'ho messo tra virgolette. Ok, quindi questa è la sintassi semplice di Quick Statement, quella tradizionale. Abbiamo visto un po' tutte le possibilità. E poi la sintassi CSV, che ci permette appunto di copiare, di incollare da un file CSV i nostri comandi. La sintassi è leggermente diversa, ve la faccio vedere qui nella pagina di aiuto di Wikidata. CSV ovviamente sta per valori separati da una virgola, quindi quello che avremo è essenzialmente questo tipo di comandi. E ve lo faccio vedere anche in questo schema. Ok, avremo questo tipo di foglio di calcolo, appunto, in cui è la prima riga che dà a Quick Statement i comandi su che cosa fare. È stata semplicemente di compilare il foglio di calcolo in maniera diversa, nel senso che in tutta la prima colonna andremo a inserire QID, quindi i Q degli elementi che vogliamo modificare, oppure li lasciamo vuoti. Se invece vogliamo creare un nuovo elemento, nella seconda colonna le etichette, le descrizioni, gli alias e poi una colonna con tutte le proprietà, una colonna con tutti i valori, immagino, e poi con tutti i qualificatori, le fonti, eccetera. Quindi semplicemente un metodo diverso di compilare il nostro file. Per chi non ha dimestichezza con i file CSV, come me per esempio, però è possibile utilizzare questo tool. È davvero semplicissimo ed indicato proprio nella pagina di aiuto di Quick Statement. Quindi se io mi compilo tutto il mio bel file Excel o Google Fogli completo di tutto quello che voglio inserire in Wikidata, lo scarico in formato CSV, allego il mio file CSV qui e questo tool mi trasforma tutto il mio file CSV nei comandi tradizionali Quick Statement che io copio e incollo in Quick Statement. Quindi anche in questo caso la comunità ci fornisce un mezzo per aiutare, per rendere più facile il nostro lavoro. Abbiamo visto insieme come è possibile unire gli item con il merge, come è possibile rimuovere le dichiarazioni. Andiamo a vedere un po' le cose buone a sapersi, il fatto che dobbiamo stare sempre attenti a non duplicare item già esistenti, anche se non dovrebbe essere possibile duplicare le dichiarazioni. Cioè se un item ha già una dichiarazione con l'esatto match di proprietà e valore che noi vogliamo aggiungere, non dovrebbe essere possibile duplicarlo. Quello che però dovrebbe essere possibile è aggiungere a quella proprietà che è già presente, a quella dichiarazione che è già presente, ulteriori riferimenti. Possiamo aggiungere qualificatori e riferimenti nella stessa dichiarazione, l'abbiamo visto usando la S invece della P per quello che riguarda le fonti. Le date vanno aggiunte in questo formato, le coordinate geografiche in quest'altro formato che abbiamo visto. Per caricare i nostri batch, cosa ci viene consigliato di fare? Prima di tutto assicurarci che siamo loggati, anche perché se non siamo loggati non ci è permesso farlo. Cliccare su New Batch,
copiare e incollare tutti i nostri comandi, quindi o in un foglio di calcolo oppure aprire un editor di testo se lo stiamo facendo con un formato CSV, oppure usare il tool che ci permette di trasformare il nostro file CSV in comandi quick statement, e iniziare con pochi item per volta, anche per essere sicuri che stiamo dando a quick statement le istruzioni giuste. Una volta copiato e incollato nella nostra finestra, appunto, clicchiamo su import v1 command o csv command. Il tool, come abbiamo visto, ci traduce quei comandi in un linguaggio da noi comprensibile, quindi possiamo controllare che tutto sia perfetto, e possiamo cliccare sul nostro run e vedere man mano il quick statement che va avanti. Se scorgiamo degli errori possiamo cliccare su stop e l'interfaccia poi ci avvisa quando quando il nostro batch praticamente è completato. Un'altra cosa da dire è che è possibile effettuare i nostri batch sia nella modalità classica e sia in modalità batch. Cosa significa modalità batch? Significa che non stiamo lanciando quei batch, quei caricamenti dal nostro browser, ma quei batch vengono eseguiti da un server Wikimedia e non dal nostro browser. Cancello questa parte che non avevo tradotto. E questo ovviamente ha dei vantaggi e degli svantaggi. Nella pagina di aiuto di Quick Statement ci vengono elencati tutti. Ovviamente il primo vantaggio che possiamo individuare già da soli, quello più semplice, è il fatto che non andiamo a faticare, a rallentare la nostra linea, il nostro computer nel momento in cui stiamo lanciando più batch contemporaneamente. Ci sono delle limitazioni all'uso che si può fare di Quick Statement, vengono elencate qui, però mi sembrano delle cose così un po' avanzate che per noi non sono poi più di tanto delle limitazioni. Ci sono delle best practice che ci vengono suggerite, quelle di non lanciare appunto batch di migliaia di item alla volta, evitare di duplicare gli item, come già abbiamo detto, cercare di indicare sempre delle fonti. E qui nel SEORSO ci sono dei video, dei tutorial su YouTube. Quel tool che vi avevo fatto vedere prima per il file CSV è questo. E nell'ultima pagina, un po' di risorse alla pagina di aiuto di Quick Statement e a dei video che sono facilmente reperibili su YouTube, dei brevi tutorial appunto su Quick Statement che ci dimostrano in pochi minuti quanto è semplice utilizzarlo. Allora, quindi io adesso ho finito, interrompo la condivisione e quindi poi nella prossima, quando ci vedremo fra 2 settimane, cercheremo di lavorare, insomma prepareremo un po' dei dati, o voi se volete portarli da voi, insomma vi lavoreremo insieme, vedremo praticamente com'è possibile lavorare in Quick Statement. E quindi do la parola ad Alessandra per vedere anche il Wikidata e il framework. Grazie Tania. Ho condiviso lo schermo, spero che si veda. Sì, perfetto. Perfetto. Allora, io invece vi parlerò del Wikidata Edit Framework, che è uno strumento che va ad attivarsi attraverso l'inserimento di questo script che troviamo nella pagina di descrizione, insomma, del tool, all'interno della nostra pagina Common.js. In effetti, come potete vedere, qui lo sviluppatore ha consigliato di inserire questo script nella pagina MyPageGlobal.js. Perché? Perché questo programma nasce, diciamo, funziona anche su altri progetti Wikimedia. Anzi, se andiamo a vedere, in realtà in questo momento ci troviamo proprio sulla Wikipedia in russo, perché ovviamente lo sviluppatore è russo, ma perché in effetti il Wikidata Edit Framework nasce proprio per modificare, per ampliare gli item di Wikidata partendo proprio da Wikipedia.
Detto questo, che cosa possiamo dire ancora? Insomma, una volta effettuato questo, l'inserimento di questo script all'interno della nostra pagina Common.js o Global.js, a seconda di come preferiamo, ci troveremo davanti a una situazione del genere. Allora, vediamo un attimo. E cioè nella nostra pagina, nella sinistra, diciamo nei menu che si trovano a sinistra, ci troveremo questa sezione relativa proprio al Wikidata Edit. Vediamo che la prima riga riguarda le impostazioni. Perché? Perché in effetti questo strumento, prima di tutto, qual è lo scopo di questo strumento? È quello di semplificare, anche di velocizzare l'arricchimento degli elementi attraverso uno schema tabellare, che in qualche modo poi funge anche da guida, ed è questo il motivo fondamentale per cui oggi parliamo di questo strumento nel corso, diciamo così, base, perché effettivamente può essere un'ottima guida per, diciamo, per ampliare gli item, gli elementi di Wikidata, soprattutto per chi si avvicina la prima volta a queste attività. Dunque, vediamo che quindi c'è la possibilità di inserire, cioè di inserire tutti, tutte le possibilità, tutti gli schemi tabellari o semplicemente quelli che si utilizzano maggiormente. Quali sono questi schemi? Allora, vediamo, troviamo sia quello relativo all'edizione FRBR, FRBR Opera, il link, l'editor relativi ai collegamenti esterni, agli identificatori esterni, quello relativo ai film, quello relativo agli umani, alle persone, quello relativo alle unità tassonomiche, ma in effetti poi adesso andremo a vedere che al di là di questa, di quello insomma che è scritto qui nella pagina di presentazione, ve ne sono anche altri e andremo a vedere insieme. Una cosa molto interessante che volevo sottolinearvi è che lo sviluppatore mette, dà la possibilità di crearne ulteriori, quindi volendo possiamo rivolgerci a lui per proporre altri modelli, oppure per i più fortunati fra noi, diciamo, chi ha la possibilità può andare su GitHub, dove appunto è conservato il codice che può essere ovviamente liberamente utilizzabile, quindi riutilizzabile e quindi riformulabile in qualche modo. Andiamo adesso a qualche esempio. Oggi vi farò vedere più che come funziona, che riguarda, diciamo, sono attività che faremo durante la working hour. Io invece vi voglio mostrare più che altro le potenzialità. Per fare questo, quindi ci muoviamo direttamente su Wikidata. Cominciamo da, ecco qui, dall'item di Leonardo da Vinci. Allora, vi voglio sottolineare prima di tutto questo. Vedete che immediatamente, allora, prima di tutto, come vi ho mostrato, io ho deciso di rendere visibili solamente alcune di queste possibilità, perché in effetti sono quelle che utilizzo maggiormente. È chiaro che ognuno di noi poi può scegliere di tenerle visibili tutte quante, però ovviamente io l'ho fatto per non appesantire eccessivamente la mia pagina. Detto questo, come vi dicevo, ce ne sono ancora altre rispetto a quelle che ci propone lo sviluppatore nella pagina, cioè quella relativa agli atti legali, ai film, come dicevo, alle unità tassonomiche, ma anche alle infrastrutture per i trasporti, quelle relative ai software, anche quelle semplicemente molto generiche relative a un'entità, o ancora relative alle unità amministrative. Quindi diciamo che si muove un poco in varie direzioni. E io ho deciso di mettere in evidenza quelle relative agli articoli, ai libri, o meglio alle riviste, agli identificatori esterni, ai livelli FRBR sia dell'opera che dell'edizione e poi alle persone. Ovviamente perché io lavoro per lo più con metadati bibliografici relativi agli autori e alle risorse come riviste e monografie, quindi ovviamente ho la necessità di utilizzare questi modelli. Quindi la prima cosa che notiamo qual è? Che
perché si è evidenziata immediatamente la riga relativa a person, quindi ha riconosciuto immediatamente che questo item è relativo appunto a un essere umano. Andiamo a cliccare e vediamo che si apre questa finestra, spero la vediate abbastanza chiaramente, vediamo se la riesco ad allargare, non sempre funziona, insomma, questo. Sì, vabbè. Si vede bene. Ah, si vede, meglio così non pasticcio. Quindi, come è strutturata questa finestra? Vediamo che nella parte alta ci sono una serie di linguette, perché? Perché ovviamente sono raggruppate delle proprietà in relazione ovviamente al tema. Qua vediamo quelle generali, ma ci sono quelle relative appunto alla nascita e alla morte, i dati relativi ai media presenti nell'item, quelli relativi alla famiglia, all'educazione, alla professione, al punto di vista, diciamo così, i dati relativi allo sport, premi ricevuti, la formazione culturale e quant'altro. Quindi dopo vedremo, insomma, le apriremo uno per volta. Prima di tutto cominciamo dal box relativo alle descrizioni, all'etichetta alle descrizioni. Prima di tutto andiamo a scegliere la lingua in cui vogliamo visualizzare e modificare i dati. Nel mio caso andiamo a vedere l'italiano, andiamo a inserire la lingua italiana. Quindi vediamo che ovviamente abbiamo la possibilità di inserire tutte queste, la descrizione, gli alias e le etichette, e poi comincia i vari box relativi ad esempio ai nomi, quindi il nome di nascita della lingua madre, lo pseudonimo, tutti i dati relativi alla famiglia, il titolo nobiliare, un eventuale prefisso onorifico, e poi si va proprio nel cuore dell'item, quindi l'istanza di umano, il sesso, l'orientamento sessuale, il paese di cittadinanza, la lingua e addirittura il sito web ufficiale, che ovviamente per ciò che riguarda Leonardo è poco importante, ma capirete che è molto significativo per personaggi invece che riguardano contemporanei. Quindi, per quanto riguarda i dati della nascita e la morte, abbiamo, vedete, la possibilità di inserire, insomma, ci vengono suggerite tutti i dati da poter inserire. È chiaro che lì dove non abbiamo la notizia possiamo lasciare il campo in bianco senza problemi. Vedete che c'è la possibilità di aggiungere qui altre dichiarazioni, quindi di aggiungere anche i riferimenti qui, vedete? C'è la possibilità, in questo caso li vediamo solamente, ma ecco, questa è la forma in cui possiamo aggiungere i riferimenti. E qua invece abbiamo la possibilità anche di inserire dei qualificatori. Quindi vedete, veramente possiamo muoverci in svariate direzioni. Ancora quindi ci propone varie possibilità rispetto alle date di nascita e di morte, ma anche la possibilità di specificare il floor width, ad esempio. Anche in questo caso vediamo tutte le proprietà relative alla morte, quindi anche la condizione medica, la causa del decesso, cioè una serie di proprietà che magari in generale è difficoltoso trovare, diciamo, se non avendo come punto di riferimento il progetto apposito. Per quanto riguarda i media, anche in questo caso possiamo inserire l'immagine, la firma, la registrazione vocale, lì dove abbiamo ovviamente il file in Commons, un eventuale stemma e descrizione dello stemma della famiglia, l'eventuale link alla categoria su Commons, la pagina Creator su Commons. Per quanto riguarda la famiglia, c'è la possibilità proprio di creare un vero e proprio albero genealogico, sia con il padre, con la madre, eventuali padrini e fratelli, coniugi, numero di figli, insomma tutto ciò che in qualche modo può permettere di ricostruire la famiglia del personaggio, della persona, insomma, che stiamo descrivendo. Per quanto riguarda l'educazione, vediamo che possiamo andare a inserire i maestri, quindi in questo caso di Leonardo, con i qualificatori, data di inizio e data di fine, ma ancora possiamo anche vedere gli alunni, possiamo inserire gli alunni. Ecco, in questo caso io sono lì dove non ci è chiarissima il significato della proprietà,
possiamo cliccare direttamente da questo schema, quindi andare a vedere se ciò che stiamo inserendo è pertinente, cioè è giusta la proprietà da utilizzare rispetto al dato che stiamo inserendo. Ancora, anche in quest'altro caso, ad esempio, non solo per ciò che riguarda la proprietà, ma possiamo andare a, direttamente da questo schema all'item della, del dato che è inserito all'interno appunto di questa, del, dell'elemento di Leonardo. Quindi possiamo facilmente muoverci da una parte all'altra. Ancora, per ciò che riguarda la professione, ovviamente qui abbiamo una serie infinita di descrizioni di occupazione, il campo di lavoro, ma anche la carica ricoperta, un eventuale membro di, e ancora la storia. Qui possiamo ad esempio definire la residenza, quindi da quando, quindi i qualificatori data di inizio e data di fine, quindi è vissuto a Firenze dal 69 all'82 e quant'altro. Possiamo inserire un eventuale luogo chiave della vita di Leonardo, un evento chiave, o anche che ha partecipato a un evento particolare, ad esempio. Possiamo andare a definire anche l'impegno nelle forze armate, in questo caso ovviamente non è utilizzato, ma ad esempio ho controllato l'item di Ungaretti, qui c'è tutto specificato, ovviamente tutta la sua carriera militare. Ancora, per ciò che riguarda il punto di vista, si può inserire il dato relativo al partito politico o alla religione. Ancora, nel caso di, dello sport, possiamo, ovviamente pensiamo ad un item relativo ad uno sportivo, è chiaro che possiamo, potremmo andare a inserire tutte queste informazioni. Per quanto riguarda invece quest'altra sezione, vediamo che possiamo inserire il movimento culturale all'interno del quale Leonardo si muove, il genere all'interno e all'interno di cui, aspettate che voglio chiudere, ecco, quindi il genere in cui si è distinto, quindi il ritratto, in questo caso qua viene affermato pittura religiosa, però c'è anche ad esempio la possibilità di inserire la tipologia di voce o lo strumento musicale, se pensiamo ad esempio ad un elemento che descrive un cantante o un musicista. Molto importante è anche la possibilità di inserire le opere rilevanti. In questo caso vediamo che appunto c'è una lista significativa. C'è anche questo schema si ripete forse anche per errore, nel senso che più volte l'ho ritrovato, credo che sia solo un errore di programmazione, insomma. Detto questo, poi possiamo andare a vedere un eventuale premio ricevuto, anche questa voce, quindi proprietario di, e poi molto interessante per ciò che ci riguarda è descritto nella fonte, perché vedete qui possiamo facilmente inserire le fonti con i qualificatori, collocazione del documento e dichiarazione argomento di. Quindi vediamo veramente molto interessante da questo punto di vista. Una volta che si sono inserite le informazioni, andiamo a salvare oppure a cancellare lì dove ci siamo resi conto di un eventuale errore. Sempre prendendo come punto di riferimento l'item di Leonardo, mi voglio muovere ad andare sugli identificatori esterni, perché vediamo se lo posso spostare. Ecco qui. Perché ecco, questo schema ci dà una grande mano rispetto a questo, perché sappiamo che in Wikidata abbiamo la possibilità di inserire una quantità enorme di identificatori e a volte non sappiamo quanti e quali ne siano. Quindi questo schema ci permette invece di avere gli identificatori raggruppati per tema, diciamo così. Quindi questo relativo alla comunità online. Vediamo in questo caso, cioè in tutti i casi possiamo visualizzare anche solo quelli che hanno appunto sono stati editati, oppure possiamo vederli tutti, vedete ce ne sono a centinaia. Possiamo vedere quelli relativi all'industria cinematografica, oppure quelli relativi alla genealogia, anche in questo caso possiamo muoverci poi chiaramente anche attraverso l'identificatore, possiamo andare a controllare
il sito appunto all'esterno. Ancora quelli relativi alla musica, alle scienze naturali, alla politica, ovviamente in questo caso non ne troveremo, ancora sport, videogiochi, molto interessante sono anche questi relativi alle enciclopedie, quindi vedete strutturato tutto in maniera tale che sia semplificata e in qualche modo guidata la modifica appunto di queste informazioni. Ancora tutto ciò che proviene dal VIAF, quindi anche in questo caso possiamo vedere, ne sono veramente moltissimi, possiamo poi muoverci anche in questo caso verso i database esterni, e poi c'è quest'altro che parla di controllo d'autorità in generale, anche questo molto ricco. È chiaro che la maggior parte dei sono, cioè questo schema è in continua evoluzione in effetti, perché sappiamo che ogni giorno vengono creati e inseriti nuovi identificativi esterni. Detto questo, andrei a questo punto all'opera, a un esempio di opera. Provo a chiudere qui. Allora, ci troviamo quindi in questo caso al livello opera FRBR, quindi vedete infatti l'ha riconosciuto immediatamente, anche in questo caso l'ha subito identificato. Quindi che cosa possiamo vedere in questo caso? La struttura ovviamente è la stessa, quindi decido di visualizzare, di inserire i dati eventualmente nella lingua italiana, quindi vado a muovermi ovviamente sia nelle descrizioni, cioè con l'istanza e un'eventuale immagine, eventuali autori, collaboratori e curatori editoriali, i titoli, la lingua dell'opera, la data di fondazione ovviamente. Sulla data di pubblicazione avrei che dire, perché insomma come abbiamo visto il progetto afferma che per il livello opera non va mai inserita la data di pubblicazione, chiaramente che è una proprietà relativa all'edizione, ma insomma in questo caso è stata inserita, anche se subito è stato affermato che motivo di classificazione sconsigliato. Quindi ancora possiamo andare a vedere il contenuto, quindi il movimento, il genere letterario a cui appartiene, un eventuale argomento principale e l'incipit, ma anche le opere che l'hanno preceduta o seguito, sempre ovviamente con la possibilità di arricchire, diciamo, di andare a granulare ancora di più le informazioni attraverso i qualificatori. E c'è il basato su, ispirato all'opera. Ancora il link ad eventuali personaggi, il premio ricevuto e l'edita in, perché abbiamo visto che in Wikidata la monografia si descrive su due livelli, quindi il livello opera legato poi al livello edizione attraverso questa proprietà, quindi edita in. E ancora in questo caso vediamo come in un'unica tabella possiamo muoverci, compilare in maniera molto facile, molto veloce tutte queste informazioni. E infine vediamo la sezione relativa al controllo d'autorità. Vediamo anche in questo caso, ovviamente ci sono quelle principali, altrimenti ci muoviamo, poi andiamo su quello che vi ho mostrato precedentemente se vogliamo andare a cercarne di altre. A questo punto direi di muoverci al livello invece edizione, per vedere appunto le differenze. Qua succede una cosa particolare, e cioè che si evidenzia non solo il livello edizione, ma anche quello relativo all'opera. Credo che questo succeda più che altro perché il programma riconosce delle proprietà che sono comuni, molte proprietà che effettivamente sono comuni a livello opera e a livello edizione, però se funzionasse al meglio dovrebbe essere evidenziato solamente questo. Allora andiamo a vedere
Per ciò che riguarda l'edizione, vediamo, vabbè, sempre la stessa cosa, possiamo decidere di guardare in italiano questa edizione Hetzel del 1879, l'istanza, un'eventuale immagine e tutte poi le informazioni relative all'edizione, il numero, il luogo di pubblicazione, l'editore, la data, lo stampato da, la lingua dell'opera, il titolo e il sottotitolo, ma si può anche definire una parte, se preceduto o seguito da altre edizioni. Per quanto riguarda invece quest'altra sezione, possiamo, scusate, si è bloccato, ecco, si era bloccato il cursore, vediamo che c'è l'autore, il traduttore, il curatore editoriale, quindi il numero delle pagine, vedete che appunto possiamo andare molto nello specifico, che sono quasi tutte le proprietà che in qualche modo sono state indicate all'interno del progetto di riferimento, quindi il Wiki Project Books. Anche in questo caso vediamo che ci sono identificativi relativi all'edizione. In questo caso è stato inserito solamente questo dell'Open Library, però è chiaro che ne potremmo inserire tutti questi altri che ci propone, oppure appunto ritornare ad utilizzare quest'altro, lo schema relativo agli identificatori esterni. Vediamo ancora invece l'articolo. Allora, l'articolo della rivista. Nel frattempo chiudo. Anche in questo caso vedete che, come nel caso precedente, se è vero che ha riconosciuto immediatamente che si tratta di un articolo, dall'altra parte però si è evidenziato anche il campo relativo all'opera, credo per lo stesso motivo. Detto questo, però, noi sappiamo che si tratta di un articolo, così che andiamo ad aprire appunto questa scheda. Allora, in questo caso ho scelto sempre la lingua italiana, abbiamo l'istanza, gli autori, i collaboratori, insomma tutto l'argomento principale, il titolo, un eventuale sottotitolo, la lingua dell'opera e del nome, il pubblicato in, il testo completo disponibile all'indirizzo, altra cosa insomma molto importante per ciò che riguarda gli articoli pubblicati soprattutto in versione open, e poi abbiamo il controllo di autorità, in questo caso abbiamo solamente il DOI, però appunto che ci permette di andare appunto direttamente alla pagina, al full text dell'articolo. Infine vi vado a mostrare l'ultimo schema, che in realtà non mi convince molto, cioè ve lo mostro più che altro per completezza di informazioni, ma in realtà io credo che questo schema, cioè Book Journal, dovrebbe essere rimodellato del tutto. Perché? Perché, come vedremo, sono state inserite delle proprietà, cioè in un'unica schema sono state inserite delle proprietà che diciamo mischiate in qualche modo, proprietà relative alle monografie con proprietà relative alle riviste. E questo soprattutto per chi si avvicina per le prime volte, diciamo, a queste situazioni, sicuramente potrebbe creare una grande confusione. Quindi diciamo che questo è utilizzabile per chi ha magari già le idee chiare. Però, ad esempio, in questo caso, nel caso della rivista, non solo vi sono delle proprietà che invece caratterizzano le monografie, ma mancano poi altre proprietà che invece che sono state suggerite dal progetto di riferimento e che quindi dovrebbero essere presenti, come ad esempio il direttore di una rivista oppure il fondatore di una rivista, cioè dati che appunto dovrebbero avere che hanno insomma una loro importanza e di conseguenza dovrebbero essere inseriti all'interno di questo schema. Quindi vedete, anche negli identificatori si confondono quelli relativi all'edizione con quelli relativi alle monografie, con quelli poi relativi alle riviste. Quindi diciamo, questo è tra tutti gli schemi è quello che sicuramente funziona di meno.
Detto questo, penso, insomma, ho concluso, vi mostro il codice, vi inserisco magari il codice nella chat in maniera tale che chi vuole, anzi, metto proprio questo in chat. Interrompi condivisione. In maniera tale che chi vuole può tranquillamente andare a diciamo a scaricare il codice di riferimento. Ah, no. Ecco qui. E io ho concluso. No, ma non mi vedete? Non mi sa che non mi vedete, perché mi vedo nero qui. Sì, infatti. In effetti si vede la tele, non si vede la telecamera, cioè non ti si vede la faccia. Ok, vabbè. Però tutto il resto si è visto benissimo. Si è visto Meno benissimo. male. Vabbè, allora Perfetto. poca cosa, anzi meglio. Alessandra, io avrei una domanda, non so se Sì. intanto ne arrivano in chat, ma avrei una domanda. Nello schema relativo all'opera Sì. o in quello relativo all'edizione, non so se è stata la velocità oppure io non ho fatto abbastanza attenzione, ma non ho visto il collegamento tra il livello dell'edizione e il livello dell'opera. In realtà, sono sicuro che nell'opera ho visto le edizioni, a un certo punto c'erano le edizioni, ma non ho visto il viceversa. Allora, Mi è sì. sfuggito oppure No, non c'è? in effetti questa è un'altra cosa che si potrebbe, cioè si dovrebbe assolutamente aggiungere. Andiamo un attimo a rivederlo, perché in effetti ho notato anche io che manca, cioè c'è il collegamento, non c'è il collegamento inverso. Allora, andiamo a riprenderlo. Allora. Ah, giustamente devo prima condividere di nuovo lo schermo. Ecco qui. Allora, andiamo ad esempio, come avevamo detto l'edizione, sì. Allora. Sì, no, scusami Carlo, scusami, mi era sfuggito. Edizione o traduzione di? Eccolo. Ecco, adesso ho visto, grazie. Sì, Sì. c'era, no, era sfuggito anche a me perché anche oggi ho fatto la stessa riflessione perché mi era sfuggito in un primo momento e invece no, Guarda, sì. anch'io ho visto edizione e traduzione, ho pensato che fosse il campo sotto, che è il numero dell'edizione, quindi Sì, non ho visto che era pure collegato. io non mi Perfetto. era. No. Quindi no, infatti Grazie. invece c'è. Prego, prego. Ci sono altre domande? Così magari non tolgo la condivisione se devo In mostrare chat no, qualcosa. però si può intervenire anche la voce. Credevo che questo incontro sarebbe durato pochissimo perché pensavo che c'erano poche cose da dire, invece. E Forse. invece siamo arrivati quasi alla Sì, fine. infatti. Beh, vabbè, soprattutto quick statement, veramente No, perché poi le è slide erano ricchissimo. pochissime, quindi ho pensato, vabbè, in 10 minuti ho finito di dire tutto. No. Mi dispiace che sono così al lume di candela, ma guarda, non capisco. Senti, ma sulla parte di configurazione di WEF, chiamiamolo così, Allora, cosa abbiamo a disposizione? Che l'ho visto un po' velocemente te lo anch'io faccio. senza riflettere troppo. Allora, ecco qui te lo mando in chat. Abbiamo il codice in GitHub. Ecco qui. E in effetti io ho scritto allo sviluppatore qualche tempo fa, perché non avevo capito bene una cosa, perché come avrete visto non c'è una guida
di questo tool. Non c'è nulla, veramente, diciamo, è sicuramente molto intuitivo, però per alcune cose, tipo il tasto importa dati, volevo comprendere in effetti come si utilizzasse. Quindi ho contattato tramite Wikipedia, appunto, ho contattato lo sviluppatore, che però per ora ancora non mi ha risposto. Quindi, e ho visto che le cose sono ferme ormai da un bel po' di mesi. Ora non so se non se ne interessa più o è in pausa, in wiki pausa, come si suol dire. quindi, però magari appunto chi, una persona come te sicuramente potrebbe apportare delle migliorie a tutto questo. Sai, a parte l'ipotesi, grazie, ma mi sembra che sia un gadget super, super eccezionale, fantastico, e al tempo stesso, quando i gadget sono stati fatti da una persona, se tu vuoi fare delle correzioni delle cose, devi prendertelo, copiartelo tutto, e modificarlo, e pensare, e offrirlo agli altri in modo tale che vedano la novità, no? Quel che è complesso, perché significa che su Wikidata o genere wiki non c'è la cooperazione al lavoro di sviluppo, secondo me. Magari sbaglio, ma ed è un vero i gadget peccato. Sicuramente no. Infatti la gente te lo chiede a te, che l'hai fatto, ci puoi aggiungere questo, ci puoi correggere quest'altro, eccetera, no? E finché non lo fai, loro al massimo possono andare avanti a fork, come si dice, una copia, sì, che se la usano per sé, con l'aggiunta o la modifica che devono fare, finché tu non hai messo a posto la tua, no? Chiaro, chiaro. Quindi c'è però poca lì dentro metterci le mani, deve essere... No, è spettacolare, eh? Spettacolare. Capisco anche che ci siano cose che non vanno ancora bene, come quelle che sì, hai evidenziato, sì, tu. Sì, ci sono una serie di cose. Sta cercando di coprire tutto. Sì, in effetti sì, no, ma mi piace anche la disponibilità, come dire, a crearne di nuovi. Cioè, mi piace questa apertura, diciamo, da parte sua. Perché credo appunto che ci sia un lavoro dietro non indifferente. Pensavo ad esempio al materiale archivistico, sarebbe molto utile avere uno schema del genere. Antico, sì. O il materiale antico, sì, sì. Appunto, e poi correggere, insomma, sicuramente gli errori o delle imperfezioni che invece si trovano qui. Sarà molto interessante vedere la working hour di tutti e due gli strumenti, sì, perché insomma vederli funzionare penso che sia veramente interessante. Sì, sì, sì. Sì, cercheremo di preparare degli esempi appunto di creazione massiva di item, di aggiunta di dichiarazioni, rimozione di dichiarazioni, un po' tutti i casi. Magari poi creiamo degli item e poi con lo strumento, il Wikidata Framework, li arricchiamo. Arricchiamo, sì. Infatti questo potrebbe essere una ipotesi. Sì, sicuramente. No, io l'ho trovato interessante più che altro per utilizzarlo come guida, cioè avere lì a disposizione tutto lo schema con tutte le proprietà e quindi inserire i dati lì dentro e fare un unico salva. È veramente per me, sì, insomma, piuttosto è che rimbalzare molto... piuttosto che rimbalzare dalla pagina dell'item alla pagina del Wiki Project che ti elenca, sì, tutte le proprietà, averle tutte lì nella schermata e modificare tutto in un unico posto, certo. Sì, l'ho trovato molto utile in passato, anche solo nella, diciamo, nella modifica nell'ampliamento più che altro, più che nella creazione da zero, perché in effetti no, questo è un gadget che non funziona per creare da zero, cioè deve comunque si deve creare un elemento a parte e poi lavorare su quell'elemento. No, questo in fondo ti sta spiegando una cosa importante, che Wikidata in sé non ti offre un'interfaccia specifica per nulla, no?
Invece c'è sempre bisogno di qualcosa che sia tagliato sul tuo lavoro. Sì. Per cui se sei un esperto di, hai bisogno di di quelle entità, di quelle proprietà su cui lavorare, e il resto non ti serve, no? E quindi un'interfaccia che contempli questo tipo di informazioni che devi inserire e eventuali funzionalità che ti servono apposta per completare l'elemento, no? Sì. E quindi è notevole per questo. E allora io direi che se non ci sono altre domande, nessuno si fa avanti. Avete spiegato tutto troppo bene, evidentemente, Alessandra e Tania, è stato tutto molto chiaro. Bene, quindi ci aggiorniamo fra 15 giorni, fra 14 giorni, con la working hour. Grazie ancora a Alessandra, a Tania e a tutti quanti per la partecipazione. Grazie a voi. Ciao. Bello, ciao. Grazie mille, ciao. Ciao.